Santana. Sumbaya, esa morena baila sumbaya. Sumbaya, esa morena baila sumbaya. La bamba lo que ella baila. 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 Ok. Boca, yes. Tú y yo, la bamba loca, bailamos, sí. Este ritmo nos toca y en una nube nos transporta. Así te gusta, fuma, juca y abre la cuca. La pura, sí, de la pura le gusta. Ella le enrola y la fuma. Hey. Dame un break, nos mareamos y te piso como si fuera un tren. No te botamos el estrés. Nos casamos, no, porque tengo mujer. Dale, mami, no le pare. Lo que pase nadie lo sabe. No importa si hay compromiso, yo tengo mujer y tú tienes marido. Si dice che nella vita i soldi non sono tutto, ma sarà davvero così? No, per me i soldi sono tutto. Perché? Perché servono a fare quello che vuoi, anche iscriverti all'università oppure fare qualsiasi cosa, ormai c'è bisogno sempre dei soldi. Se domani vincessi al Superenalotto, quale sarebbe la prima cosa che andresti a fare? Sinceramente creerei un nuovo palaghiaccio in Sicilia, sincera. Tra amore, soldi e salute al primo posto cosa metteresti? Vabbè, amore, soldi e salute. Sono appena iniziate le tue ferie? Vabbè, sì, sono una studentessa, quindi ferie. Frequenti spesso il villaggio Costa Gaia? Sì, da quando ero piccola c'ho la casa. Te, invece, che mi dici a riguardo del tema di poc'anzi? No, i soldi secondo me non sono tutto nella vita, però diciamo che buona parte del tutto riguarda tutto, se hai i soldi, se ti puoi permettere determinate cose, non te le puoi permettere. Diciamo che se oggi non hai i soldi, molte cose non le puoi fare, quindi meglio averne. Quindi se facessimo una classifica tra amore, soldi e salute, te cosa metteresti al primo posto? Prima la salute, poi i soldi e poi l'amore. Allora, secondo me comunque è una questione di punti di vista. Nella vita senz'altro i soldi non fanno la felicità. La cosa più importante nella vita è la salute, l'amore e soprattutto le persone che ci stanno accanto. Quindi i soldi nella vita non sono tutto. Se vincessi domani al Superenalotto, quale sarebbe la prima cosa che andresti a fare? Allora, prima di tutto senz'altro farei un'offerta alle persone, diciamo, che ne hanno più di bisogno e poi realizzerei tutti i miei desideri, i miei sogni. No, secondo me i soldi servono, perché comunque senza soldi non si può fare niente. Certo, non è la prima cosa che una mette al primo posto, però servono per studiare, per viaggiare. Se domani vincessi al Superenalotto, quale sarebbe la prima cosa che andresti a fare? Farei un viaggio in molti paesi. Tipo inizieresti da? In Oriente. Perché però hai scelto proprio l'Oriente? Perché mi piacciono le cose orientali. Queste cose qua. Cosa fai di bello nella vita? Studi? Sì, devo andare al quarto al liceo artistico, poi non lo so cosa devo fare, sinceramente. Ma sicuramente ci aiutano un po' a vivere meglio, no? Anche se tante altre cose sono importanti. Tipo? Ma lavoro, gli amici, la famiglia e tante altre cose. E se facessimo una classifica tra amore, soldi e salute, cos'è che andresti a mettere al primo posto? Credo la salute, perché avendo quella puoi vivere meglio le altre cose. Allora, i soldi non sono tutto, ma quando mancano ci sono dei problemi sicuramente. Se dovessimo fare una classifica tra soldi, amore e salute, cos'è che andresti a mettere al primo posto? Allora, salute, soldi, amore. Per me sì. Sono appena iniziate le tue ferie. Sono in ferie da qualche mese. Ma diciamo i soldi non sono tutti, però aiutano. Perché? Ma diciamo ti aiuta a fare una vita migliore. Poi visto che il periodo non è proprio quello positivo, quindi... Tra soldi, amore e salute, cos'è che andresti a mettere al primo posto? Amore e salute soprattutto al primo posto, poi il resto. No, io per me quello che conta di più è la salute, la tranquillità e la pace. È giusto, anche i soldi ci vorrebbero, però quello che conta soprattutto è la pace, la tranquillità e divertirsi anche.